con delle altre, no? Lotta greco-romana. O romano-greca, lo stesso, perché noi riferimento non a caso ci siamo fermati qui, per la semplice ragione che è un riferimento della lotta... Ludico, in generale. E un riferimento, oltretutto, alla classicità. Queste due cose messe... E alla plasticità dell'azione. Sì, vabbè, quella è meno, però quello che a noi interessa dire è che noi siamo dei lottatori e continuiamo a fare i lottatori. E in questa ragione leggerò un paio di cosette tratte dal quotidiano La Verità del 12 agosto con un titolo molto interessante: se la religione scompare del tutto, anche essere atei non ha più senso. Uno scritto del grande Alain de Benoist. Allora, qui c'è un'ottima definizione di secolarizzazione, che è l'epoca nella quale noi viviamo. Se non c'è ordine non ci può essere l'opposizione all'ordine. Esattamente. Se non c'è un polo non può esserci l'anodo, se non c'è il catodo. Cioè, non ci può essere Dio senza Satana. Attenzione, da non confondere il catodo col cazzodo, che è un'altra cosa. No, dai, non fare il triare, dai. Ogni tanto ci vuole, con sto caldo. Allora, qui c'è una delle, come dicevo, più interessanti esemplificazioni del concetto di secolarizzazione, che è quello che io vi voglio leggere. Si ha secolarizzazione quando la società non è più soggetta all'impronta strutturale della religione, quando le chiese non vi legittimano più nulla ed i credenti non trovano più nella vita collettiva una massiccia eco alla propria fede. Così come Dio è morto, appena il pensiero della sua morte può essere formulato nella coscienza degli uomini, e qui richiamo al grande Nietzsche. Una bella canzone dei Nomadi, Dio è morto, degli anni 65-66. E poi c'è anche quell'altra frase che è rimasta lapidaria: Dio è morto, Marx è morto e anch'io non mi sento troppo bene. Allora, essendo lui di sinistra. Esattamente. Appena il pensiero della sua morte può essere formulato nella coscienza degli uomini, una società è atea appena la sua facoltà di credere cessa di organizzarla. Marcel Gauchet parla giustamente di una società atea che potrebbe ben essere composta da una maggioranza di credenti, ma che in quanto società, malgrado ciò, resterebbe atea. Le società occidentali di oggi sono società atee. Entsaberung, recessione del sacro, messa in quiescenza del meraviglioso, in cui l'essere si manifesta attraverso la mediazione del sacro, divorzio... La spesa! La lista della spesa, esatto. Si è perso, Giorgio. E qui c'è un riferimento, eh? Alla lista della spesa? Sì, attraverso la mediazione del sacro, divorzio dall'animus, dall'anima. Nelle società occidentali l'influsso della tecnologia e la mentalità mercantile tendono ad assoggettare ogni cosa al regno della quantità, all'approccio razionale e adeguato delle cose. La vita quotidiana diventa allora oggetto di una permanente valutazione nell'ottica della maggior convenienza. L'utilitarismo modella ogni pensiero. Ecco perché noi diciamo che la legge impositiva dei vaccini è la più evidente, dissacrante manifestazione di una società atea, dissacrante del valore mitologico e magico dell'anima umana. Tant'è vero che non è nemmeno... dell'essere umano in generale. Tant'è vero che proprio per questa legge, e ciò è molto importante, diciamo mistica, ecco, vale, più giusta, non sì, mi veniva. Non vale il principio
individualistico del diritto, del diritto individuale. Di fronte a questa legge chiaramente collettivista, parla di gregge, infatti si parla di cultura del gregge, di apnea del gregge, perfetto, completamente afono. Esatto. Di fronte a questa legge, che è chiaramente ispirata dal potere economico finanziario delle multinazionali, no, chiaramente imposta, sì, imposta dalla Glaxo, diciamo, sì, nome e cognome. Esatto, l'individuo scompare e non c'è possibilità di far riferimento neppure al cosiddetto individualismo liberistico, proprio perché è un'imposizione legata strettamente alla cultura dominante di questo momento. Liberistica, che però fagocita il liberismo individuale a favore di quello collettivo. Esattamente, dove per liberismo si intende l'interesse economico-finanziario dei detentori del potere globalista. Certo, no, la libertà, la cosiddetta liberalizzazione è stata fatta affinché il liberatore fosse esclusivamente uno. Esattamente, giusto. Ritorniamo all'uno. Esattamente. Al concetto dell'uno dell'universo. Quale uno non è l'uno trino della vecchia religione cattolica, ma è un'altra cosa. Nella società occidentale l'influsso della tecnologia e la mentalità mercantile tendono ad assoggettare ogni cosa al regno della quantità, all'approccio razionale e adeguato delle cose. Ecco perché, attenzione, ecco perché quando loro parlano della imposizione dei vaccini si riferiscono alla razionalità della vaccinazione al fine di prevenire un'ipotetica malattia che è nella loro mente. No, la produrranno, la inventeranno. Ah, sì, al fine di, ah, certo, perché di non giustificare fatta oggi. Certo. Adesso la fanno a posteriori, esatto. Prima ti vaccini, poi ti do la malattia. Perfetto. Anzi, faranno in modo attraverso questi vaccini di procurare un calo della capacità autoimmunologica di ogni singola struttura individuale umana al fine di favorire anche intellettualmente l'idea. E qui potrebbe poi prendere piedi il discorso degli eserciti di cloni umani. Esattamente. Cioè tutti uno uguale all'altro, come vedi e in tanti tutto film. Ugualmente vaccinati. E quindi ovviamente a quel punto immortali. Esattamente, immortali in quanto vaccinati, ma immortali non di una mortalità spirituale, di una mortalità puramente fisica, dove quello che sopravvive è il corpo senza anima e senza coscienza. La vita quotidiana diventa allora oggetto di una permanente valutazione. No, perché sarà lo schiavo perfetto. Sì. Lo schiavo perfetto senza identità, senza anima, sì, senza radici. Vaccinato. Però vaccinato. Esattamente. Condizionato. Esattamente. Perché ti condiziono fin dal DNA, certo, fin dal tuo più profondo elemento. Non sappiamo bene che cosa ci sia dentro a questi vaccini e non lo sapremo mai perché non ce lo diranno mai. Di sicuro c'è gelatina ricavata da feti umani abortiti, questo è sicuro. Nell'ottica della maggior convenienza, l'utilitarismo modella ogni pensiero. L'avere si sostituisce all'essere, gli individui referente ultimo della società valgono soltanto per quel che hanno. In mancanza di soldi. Non per quello, il solito dualismo essere o avere, no? Certo. Tu vali solo per. Nell'Ottocento c'aveva un seguito questa, certo, discussione sull'essere o l'avere, no? Certo. E oggi sono finiti. Esatto. Oggi è l'hai o non hai. Lo solo. Non sei o hai. Sei vaccinato, sì. Non sei vaccinato, son cazzi tu. Il tempo stesso subisce un processo di standardizzazione, di meccanicizzazione e scandisce tanti momenti di lavoro quanto quelli di svago, assoggettandoli al medesimo principio di rendimento. E questo è importantissimo. Io mi svago non perché mi piace svagarmi, ma perché per me è redditizio che tu ti riposi. Perché così dopo produci meglio e di più. Esattamente. L'omogeneizzazione sociale va di pari passo con lo sradicamento. Non più eugenetica, ma è omogenetica. È sì. Siamo tanto arrivati. È vero che loro vogliono i froci. Vogliono omogeneizzare l'umanità. Loro vogliono una società di froci. No, di asessuati, non sì, di froci. Ma vabbè, siamo divisi.
il passaggio per essere asessuato vuol dire prima lo pigli in culo, poi... Allora, l'omogeneizzazione sociale va di pari passo con lo sradimento. Allora, appena anticipato, perché non l'avevo letto. L'oggettivazione del mondo è al suo apogeo. Il dominio sulle cose trasformate in oggetti fa del mondo un sistema di oggetti, dove la relazione... La visione di Matrix che ci aveva quando uscì 10-15 anni fa, esatto, era perfettamente collocabile in questa ottica, perfettamente aderente. Questo è un libro, e questa è la traslazione di un capitolo di un libro che è uscito appunto a quell'epoca, Perché ha centrato questo grande intellettuale francese Alain de Benoist ad essere stato ripubblicato. Trasformato in oggetti fa del mondo un sistema di oggetti dove la relazione con l'altro è ormai funzione di una relazione con le cose e con gli individui, trasformati essi stessi in cose, in oggetti. Non c'era, cioè, il ragionamento non poteva che culminare così. Esattamente. È chiaro. Il mondo diventa unidimensionale. La stessa cultura di massa, appunto, l'uno, come ha detto prima. Esatto, ecco. Il mondo diventa unidimensionale, la stessa cultura di massa plasma un modello di uomo a una dimensione. È clone, il clone, eccolo qui. Capace soltanto di vivere nella perpetua insoddisfazione di un presente reciso dalle sue dimensioni di profondità. Sì, ma senza passato e senza futuro. Presente piatto, senza spessore. Sarai insoddisfatto, così come disse il buon Yahweh, fin tanto che non ti fai una vaccinazione. Vaccinandoti la tua soddisfazione sarà totale. Come una bella droga. E benissimo. Oh, le bufale del governo, e qui leggiamo soltanto il sottotitolo, perché è molto importante. Lo accenneremo un'altra volta. Vista la spesa lei va là. Ne abbiamo parlato. Questo, adesso vi faccio appena una lettura. No, diciamo che noi usciamo testè da un incontro basato... Abbiamo parlato di queste cose, come, su come uscire legalmente da questi vincoli da strozzini usurai. Esattamente. Classici, allora, come loro sono, Allora, lo studio pro vaccini smentisce la Lorenzini. Un'indagine rivela, nei paesi sviluppati, e questa è un'indagine importantissima, a bassa natalità, come l'Italia, per evitare epidemie bisogna immunizzare gli adulti, non i bambini. E quindi qui si dimostra in maniera molto chiara, tra l'altro questo studio è uscito dalla Bocconi. Chiaro. Quindi non ci dicessero... L'asinificio per eccellenza, però il somarificio. Però hanno detto le cose come stanno. Sì, sì, beh. O si perde, ogni tanto per errore qualche cazzata anche loro. Se poi la protezione di gregge, devi vaccinare gli adulti, certo, non i bambini. Peccato che il ministro abbia introdotto l'obbligo per i bambini e abbia esentato i medici. Questo ti dice... I medici e tutta la filiera. Esattamente. E guarda, li reggi lì, perché l'esenzione dei medici è fondamentale. Perché sennò una buona parte dei medici si sarebbero ribellati alla vaccinazione. E questo è il punto essenziale. E perché i medici non sono mica così coglioni. Sono coglioni, sono corrotti, sono venduti. Io ho già raccontato i viaggi, le vacanze. Di quel medico italiano che veniva dall'Africa e che pretese, l'ho già raccontato, te l'ho già detto, adesso è morto, lo posso dire tranquillamente, e che non faceva vaccinare i propri figli, questo medico, capito? Ecco. Perché veniva dall'Africa e sapeva perfettamente cosa significa vaccinare i bambini. Dopodiché io ho chiuso, cari amici, guarda di nuovo il simbolo della lotta e guardala anche da dietro qui, perché vedete, loro vogliono... La nofele? No, loro vogliono che noi la prendiamo di qua, ma noi non la prenderemo mai di qua, noi siamo dall'altra parte. Dall'altra parte, giriamo, circumnavighiamo il complesso marmoreo, anzi no, questo è fatto in bronzo, bronzo, questo è bronzo, eccolo qua. Bene, sempre in favore, una prece in favore del grandio Priapo e sempre so long, sempre so long. Sempre lunghissimo, sempre più lungo.
Dopodiché, cari amici, sai che cosa ti dico? Buon Ferragosto!